questa 26esima edizione del Festival Mix Milano e siamo felicissimi di essere qui ancora una volta in questo teatro meraviglioso e ringrazio i lavoratori che oggi si sono dati da fare per far sì che tutto sia pronto. Abbiamo un ospite straordinario che insieme a Marco Mori, presidente di Arcigay, invitiamo sul palco. Non dovevo annunciare l'altro, ma l'annuncio io. È l'assessore Stefano Boeri. Bel applauso, ragazzi. È bello avere le scalette con Giampaolo, perché è l'arte dell'improvvisazione. Ma posso dire una cosa? Facciamo parlare l'assessore. Il microfono per l'assessore. Tommaso, vieni che tu, Tommaso Sacchi. Tommaso, vieni, Tommaso Sacchi. Tommy. Seguici. Prego. No, parlate voi. Noi siamo, come dire, felici di essere qui. Un anno fa siamo riusciti a essere con voi. Di fatto il primo giorno, il giorno dopo la vittoria delle elezioni a Palazzo Marino, e avevamo detto sarebbe bello che questo clima, questa situazione diventasse un po' un carattere costante di Milano, anzi l'idea di poter andare in giro per il mondo e raccontare attraverso momenti come quello di Mix la Milano che vogliamo. E questa cosa comincia a succedere, non è facilissimo, ma comincia a succedere, e devo dire che mi fa molto pensare il fatto che Mix quest'anno abbia messo in rete, non so, altri festival del cinema, che è una cosa importantissima per noi, che Mix sia e continui a essere una delle grandi vetrine internazionali in rapporto con San Paolo e New York e con altri due festival straordinari, anche questo è far rete. Quindi questo fatto che una cultura che sa essere maggioritaria, perché fa rete, è la cosa più importante di cui siamo fieri come città. Quindi io vi ringrazio. A quanto già detto dall'assessore Boeri, insomma, siamo felici di essere qui e avete un po', ci ritroviamo un po' nel vostro modo di fare cultura, cioè l'idea di fare sinergie tra applaudite, la sì, si fa così, tu sei anche giovanissimo, per cui per me regalo che riusciamo ancora a fare cultura in quel modo che non è quello che fanno tutti gli altri. E forse è doveroso ringraziare anche il piccolo teatro. Ma l'ho fatto perché ci offre sia all'inizio e soprattutto i lavoratori che sono veramente sì, bravi. Luigi, grazie, Silvino, grazie. Ringraziamo ancora l'assessore della cultura Stefano Boeri. Tommaso Sacchi, perché poi è chi va dietro le quinte il lavoro di, certo, di cucitura, certo, di contatto, di costruire le reti, di relazioni col comune, perché quest'anno il comune è di nuovo con noi perché ha concesso il patrocinio e concederà un contributo per la realizzazione di questo festival, cosa che non succedeva da diversi anni. Poi quanto sarà il contributo? Non importa. Abbiamo in sala il regista del film Bavo De Furne. No, oddio, ti ho braccato troppo. Ah no, è quelli là. Bavo, Yves, e che è il produttore del film North Sea Texas, che ci vedremo da poco. Un applauso, perché Bavo è uno che lo conosco da quando avevamo 18 anni. Siamo invecchiati tutti, eh. Io guardo. E the actor Mattias Ferro. Ecco perché non potevo ricordare questo. Now I can translate if you want, I imagine, to say something. No, yeah? Oh, you don't. Okay, say it in yes, English. In English. Yes. Thank you everyone for coming. It is I'm so happy there's so many people coming to see my film. It is not the first time I'm in Milan, and I think my short films have
open here. Yes, and they bought it from Ricardo at the time. It's wonderful so I must thank everyone for following my career and the people who helped us fly over and everyone. Yes. You know who you are. I will have it. He'll tell. And I don't know. Maybe one thing about the movie. When I make my short films, after the films on many festivals, people always ask me what happens next. Cosa farai poi? And as a filmmaker, you never know, because you're also very happy that you have finished 7 minutes of movie and you don't really know what happens next. But it took me a while to figure out what they meant, and I realized that a lot of these films deal with one side of being gay and discovering your identity, and it is like loneliness, rejection, hate. Yeah. Odio, tristezza e sono state le fonti di ispirazione della sua. Yeah, that's a short film. Short film. And I thought there must be other ways to tell a story about coming of age, gay identity, and it's only when I read a book on which my movie is based that I discovered there's actually, you can tell milder stories and positive stories and stories of hope, and yeah. Okay. So actually I tried to make a movie about first love, and not only about the pain of first love and the loneliness of first love, but also about the pleasure of first love. And that's what I hope that you will also see when you see the movie. Solo il dolore del primo amore. Mine was really painful. How much did you move? And yes, with this film, we really tried to create a beautiful world, and we wanted to make it something special, and the visuals in the film are really important, and we hope that they help to tell the story of the film. And it's for me a big honor to be here in Milan, which is the design capital of the world, and also the with all the fashion designers and stuff. So it's, for me, it's very nice to be here, and it's a big honor, so I hope you enjoy it. Allora, siamo la città degli stilisti e quindi emozionato, pensano che io tutto l'anno. We live here all year long. No, it's great. We still keep it going. Milan is... Yeah. Now, we have to thank the consulate. Dobbiamo ringraziare... Ah, tu devi parlare, scusami. Well, I actually don't really know what to say, so I'm just the actor, he's my boss, and I hope you enjoyed the movie, thanks for coming, and now, we have to thank, dobbiamo ringraziare il Consolato Generale del Belgio a Milano, Brussels Airlines, Turismo Fiandre, che ci hanno aiutato ad invitarvi e che hanno contribuito a coprire parte delle spese per la proiezione del film North Sea Texas, che ha vinto un sacco di premi in tutti i festival, won a lot of awards all over not gay festivals, in good, great movie festivals. We actually won in Miami, Lesbian and Gay, we won the HBO prize. Yeah, but you won in Montreal International Working Festival, in Rome. That's great, because it means your story talks to everybody. Yep.
Ah, oddio, ho parlato in inglese. I must thank also the people from Rome Cinefest, because what was so striking for us and also for you is it was a huge jury, Italian boys and girls. Tra l'altro, i ragazzini italiani between 14 di Roma, and 14 anni, 18 years, 18 anni, and sono amantissimo perché hanno scelto il loro film come miglior film. That's we thought, okay, our film is not a comedy. Non è una commedia. It's a visual movie and it's about gays. So we'll never win from teenager jury. And I must say, I really was a bit surprised, happily surprised, that the Rome kids jury gave us this prize. So I must really thank them that there are young people in your country who are like intelligent. The future. Okay. Thank you. Yes. Si saluta Marco Mori. Si fa guardare. Io ti do. Io ti lascio. Voglio dire una cosina: il fatto che, come Arci di Milano, siamo sempre contenti ogni anno di rincontrarci qua. Avete vinto lo sciopero, perché siete in tanti anche oggi. Ma c'è lo sciopero? Sì, non c'è sciopero. È anche cambiato il vento. No, avete vinto lo sciopero, è bello essere qua perché siamo in tanti, eravamo preoccupati per questa giornata, perché comunque le energie messe in campo sono sempre tanti. Si spera di non vincere solo lo sciopero. Noi vi do un annuncio dell'evento che è un po' già girato di mercoledì prossimo, che è il 27, ricordiamo i 20 anni dei matrimoni gay celebrati da Paolo Utero in Piazza Scala. Dalle 17 in poi avremo dei gesti simbolici in piazza per ricordare quell'evento e per dire che il tempo ormai è troppo, non dobbiamo più aspettare, non possiamo più aspettare, i nostri diritti hanno bisogno di essere riconosciuti da una legge nazionale che riconosca la nostra possibilità di essere coppie, di amarci, di essere famiglie, perché siamo davvero famiglie. E grazie al festival possiamo comunicare con la città che ci conosce sempre di più, e grazie a voi che poi con queste visioni le comunicate con i vostri colleghi, con i vostri compagni di scuola e università, riuscite a rendere questo festival quello che è, cioè un tesoro per questa città, per essere felici insieme, happy together, come lo siamo. Grazie. Grazie. Albert. E in realtà adesso vorrei solamente per condividere un fatto che non sono solo io che lavora per questo festival, c'è un gruppo di persone che vedo, che spero siano tutti lì, che verranno a dirvi una piccola cosa di quello che hanno fatto. Inizio con Diego Passoni e Valentina Ricci. Se altri mi tolgono la mia acqua. Ciao a tutti, velocemente, perché sennò non ci passa più. La Pina sta tornando da New York, la Vale è la Vale di Pinocchio, il nostro Pinocchio, perché ci ascolta. Ce lo merita. È la Vale. Noi siamo la Falange Armata di Radio DJ, che da un po' di anni ha sposato il festival e ci siamo. E ci siamo anche, c'è anche l'ufficio stampa di Radio DJ che collabora anche per scegliere tutta la Music on the Step, dove suonano, oltre a un sacco di DJ che già conoscete, anche i DJ di Radio DJ. Però noi siamo qua perché da un po' di anni facciamo questo aperitivo letterario che si chiama Brand Sexy. Sì, l'appuntamento è a partire da domani, per cui sabato, domenica e lunedì dalle 19.30 alle 20.30. La sala è quella che abbiamo ribattezzato la scatola magica, entrando subito sulla destra. Ci sono ospiti una serie di autori giorno per giorno, ma ospite il più gradito di tutti è il pubblico, che determinerà le linee guida del dibattito. Milano, Ornella. E domani avremo ospite speciale Ornella Vanoni, che presenterà il suo libro. Sì. No, oltre alla voce c'era ancora l'assessore Poglietto, ma sono ancora. Back to black, back to the origins. Back to gli altri, esatto. Che sono. No, sta qua, dove essere tutti qui. No, dove essere tutti qui. Marco Cassir, dov'è? Adesso facciamo via Marco loro. Cassir, che ha curato la sezione Uncut. Ritmo. Bene, grazie. E
siamo al terzo anno di Uncut, della sezione dedicata alla censura nel cinema, un viaggio nella storia della censura, e quest'anno portiamo tre grandi dive, tre film diversissimi. Eddie Lamarr, il primo film erotico con il primo nudo nella storia del cinema del 33, un film di Gustav Makati che venne presentato a Venezia, che non ebbe nessuna distribuzione in nessun paese del mondo, per poi passare ai Dolci Inganni, un film di Latuada con una esordiente giovanissima Catherine Spack, Lolita, affrontando temi della masturbazione, della verginità, e che viene tagliato, censurato, per poi passare alla Perigina di Ferreri, con Marina Vladi, e infine quest'anno abbiamo anche abbiamo raddoppiato Uncut, che diventa Bloody, diventa horror, e portiamo due capolavori del maestro dell'horror. Abbiamo L'Esorcista di William Friedkin e Cruising, una pellicola che non ha avuto distribuzione da tanti anni e che non c'è in un video, che non si trova, sarà sporca, graffiata, però è un modo per rivedere un importante film. E infine, ultima pellicola, Life and Death of a Porno Gang, un film serbo molto forte, parla di morte, di sesso, di violenza, ma che utilizza questi elementi per poi parlare della Serbia, della ricostruzione di questo paese. Vi raccomando di vederlo, perché è un film che non avrà nessun tipo di distribuzione in Italia, e lo abbiamo qua al Mix. Grazie. Bello, perché così sono puniti, perché c'era sempre lì, su sbagli, che cazzo. Dai. Bene, buonasera a tutti e a tutte, un saluto dall'altro martedì di Radio Popolare. L'altro martedì da 3-3 anni, la voce dei lesbica di Milano, e non solo, dovrebbe esserci qui con me Emiliano Placchi, ma è su, sperso e perso a Berlino. E niente, innanzitutto grazie di essere qui, grazie a Giampaolo sempre di chiamarci, di collaborare con noi. Voglio fare anche un saluto alla consigliera comunale Anita Sonago, che è qua, la prima lesbica visibile dichiarata in consiglio comunale, che si batte appunto per il registro delle coppie civili qua a Milano. E poi voglio dirvi che, insomma, io mi occupo anche della comunicazione lesbica e non solo, di molti appuntamenti. Voglio segnalare due appuntamenti, innanzitutto quello di sabato alle ore 17 del concorso sport di Arci Lesbica. Saranno presenti le Abbadone, che tra l'altro Claudia Mauti ha rinvitato giustamente la domenica, perché le Abbadone è un gruppo indipendente che fa corti documentari a tematica femminista e lesbica. Sarà presente alle 17 in Scatola Magica, che presenterà il loro progetto di prima web tv, un serial lesbico che si chiama Relazioni Pericolose. E poi un altro appuntamento importante alle 17, le ragazze del porno in Scatola Magica. Le giurie. Devo dire le giurie. Allora, presidente dei Lunghi, Gori Bianca. Un applauso, non vuole farsi vedere. Jody Fouquet, Francesco Frongia, Luchi Massa, Filippo Mazzarella, Daila Sena e dei corti. Ecco la giuria, Max Croci, poi abbiamo Aldo Dalla Vecchia, Manuel Masi, Cristina Salardi. Passiamo ai documentari: Cecilia Ernini, Titta Raccagni, Alessandro Scotti e Paolo Sorabia. Grazie. Grazie. Lorenzo Branzi. Lorenzo Branzi che parlava. Ander. Io è Lorenza della Nava, la Lorenza Branzi, che dirige la scuola di nuova design dell'istituto Nava, nuova Accademia di Belle Arti. Esatto, sono un po' imbarazzata. Allora, noi facciamo.
noi mercoledì sera, dopo la proiezione del film Leave It on the Floor, giusto? Brava. Che è questo, grazie. Che è questo film sul mondo delle house battle, il voguing di questo. Fenomeno che nasce nella East Coast in America, sono delle specie di crew, delle famiglie di gay, insomma vabbè, il film racconta molto bene la questione. No, arriviamo alla fine. Io insegno alla Naba Moda e alla quarta. Edizione della School Battle, cioè io mi sono ispirata a questo mondo per far lavorare i ragazzi. Non volevo portarli a fare la sfilata di fine anno, ma farli fare questa esperienza che è praticamente una sfida di danza e abiti, e quindi mercoledì 27, dopo la proiezione alle 22:30, cosa succede sul sagrato? C'è 100, la sfida. 150 studenti che si sfidano a passi di voguing e di abiti. I voguing? Quello che ha molto senso dire. No, importa, il mio è chiaro. Quello che ha molto senso dire è che il voguing rappresenta quello che si è dovuto fare quando non c'erano i diritti per nessuno nella East Coast. Tanti anni fa, mi sembra tipo oggi in certi paesi tipo il nostro, cioè crearsi delle famiglie e autodifendersi e autotutelarsi. Questo è il simbolo per cui ha un senso forte e oggi. Divertirsi. Sì. Cristina. Basta. Cristina Gerosa. Abbiamo finito, un attimo chiudiamo. Cristina Gerosa con Luca Scaglini. Luca Scaglini. Non preoccuparti, Luca, tutto sotto controllo. Prego. Ciao a tutti, io sono felicissima di essere qua al Mix. Io e Luca abbiamo lavorato per la serata del 25 giugno, cioè lunedì, alle 21, dedicata a Herman Bang, che è un autore danese di fine 800. La mia casa editrice Perborea, insieme a Luca, ha lavorato molto negli ultimi mesi per riscoprire un autore che mancava da tantissimo dalle librerie italiane. Beh, diciamo che Herman Bang è l'Oscar Wilde danese, è stato uno dei primi autori a fine 800 a prendersi responsabilità molto grosse del suo paese, del motivo per cui per la metà della sua vita ha vissuto in esilio. In Italia i suoi romanzi sono usciti, ma di norma abbastanza mimetizzati, come se fosse un eccentrico e simpatico signore scandinavo che aveva la passione per i bei ragazzetti biondi che stavano sulle spiagge del Baltico. In realtà è un autore grandissimo che ha sempre lavorato su quanto il desiderio bruci, distrugga, cancelli qualsiasi tipo di sciocchezza sociale o politica e sia davvero l'unica realtà possibile. Lo spettacolo che va in scena è un racconto di Herman Bang con Federica Fracassi, Teatro I, una coproduzione che di nuovo fa rete tra Mix, I, Iperborea, l'ambasciata danese e qualsiasi altra cosa, per dire semplicemente The Queen is dead but long live the Queen. Grazie. Ho chiamato Teddy Bang, ma non l'hanno voluto usare. Rafael, Claudia e Andrea Vizzeri. Veloci, che siamo fuori tempo, non si sa quale tempo in realtà. Ciao Rafael. Allora, ciao, sono Claudia, mio 15° mix per la programmazione lesbica, sono 6 lunghi, tutti molto diversi, che sicuramente troveranno un pubblico, insomma, penso anche magari tutti e 6 piaceranno per diversi motivi a tutti quanti. Cominciamo con domani, Circumstance, un film molto importante, ha vinto il premio del pubblico a Sundance l'anno scorso, un film molto forte, fatto da una regista iraniana in esilio, che racconta la vita clandestina dei giovani iraniani, appunto non sempre molto positiva. Poi il film di chiusura, chiudiamo alla grande con Cloudburst, con Olimpia Dukakis, poi sabato e domenica i corti. Brava, bravissima. Rafael, grazie. Grazie cosa? Grazie a te, che ci siamo ammazzati. Grazie a te. Grazie, come ha ricordato Claudio, ci sono anche i cortometraggi del pomeriggio, fine settimana, durante la settimana. Spaventatissimo. Sì, hai fatto dai, una cosa che chiude, poi chiudo tutto. Buona visione. Ma no, è proprio bello.
Vabbè ragazzi, buona figura veramente, cosa vi posso dire? Back to happy together. E ci vediamo nei prossimi giorni, speriamo che questa settimana non piova, vada tutto bene e vi amiamo, perché il Festival Mix siete voi, non...